Prego. Entra curiosità. Ti chiedo che aggettivo ti sentiresti di dare tra questi tre che ti indico a questa partita? Importante, fondamentale, decisiva? Ma io penso che insomma mancano 10 partite alla fine, per cui è una partita importante. Di decisivo ci saranno i prossimi 30 punti in palio, per cui sono tantissimi. Noi dobbiamo guardare una partita alla volta. È una partita bella che ogni giocatore vorrebbe giocare contro una grande squadra, però io sono molto contento di quello che il Brescia ha fatto fino adesso. Usciamo dalla partita di Cremona non con i tre punti, ma con una grande consapevolezza di forza, della nostra forza, di essere squadra, per cui io sono convinto che faremo una grande partita contro un grande avversario, però insomma i punti... Siamo tutti lì rinchiusi in pochi punti, dobbiamo pensare che alla fine mancheranno 10 finali e a partire da domani sarà una di queste. Ecco. Questa è la consapevolezza di una squadra che vuole provare ad andare al via del mare in corsi o che magari cercherà anche di badare al sodo con equilibrio. Mi viene in mente la partita di Benevento dove avete difeso molto bene e portato a casa i tre punti importantissimi. Ma io penso che quando un allenatore prepara una gara vorrebbe sempre comandare il gioco, aggredire alto, però poi ci si scontra con la forza dell'avversario, per cui noi però abbiamo un grande rispetto della forza del Lecce, perché non lo scopro certo io, insomma, se guardiamo i cannonieri del campionato che hanno, la continuità che hanno avuto, l'anno scorso probabilmente meritavano di andare in A, per cui è dall'inizio dell'anno che penso sia una squadra candidata alla Serie A, però noi abbiamo grande consapevolezza della nostra forza e cercheremo di andare su ogni campo per comandare, per cercare di fare una grande partita. Ci sarà l'avversario, però io penso che sarà una bella partita e sono dopo Cremona sono contento di rivedere la squadra giocare contro una squadra forte, perché secondo me queste sono le nostre partite. Consapevolezza, ma anche magari arrabbiati, c'è un motivo in più dopo la partita di Cremona per andare a fare per la Lecce? Ma questa è una squadra che è sempre stata arrabbiata, che non è mai mancata. Oggi pensavo a tutte le partite che abbiamo fatto fino adesso. Probabilmente la grande consapevolezza che abbiamo ce la dà il fatto che nessuno ci ha mai messo sotto, ce la siamo giocata con tutti. Poi è chiaro che le partite le fanno in particolare, a Cremona se fossimo stati più bravi a sfruttarli probabilmente sarebbe andato in modo diverso, però ormai quello che è stato bisogna guardare avanti, però secondo me la consapevolezza di questa squadra di essere forte è aumentata, chi gioca contro di noi teme il Brescia e questo è quello che speravo dall'inizio, che arrivassimo a un certo punto del campionato, adesso a 10 partite dalla fine ci sono ancora 30 punti in ballo, sapendo che il Brescia c'è mi auguro che domani, come sempre, lo faccia vedere. Dopo un periodo di assestamento iniziale, potrebbe essere arrivato il momento per i nuovi acquisti di mettersi in luce. Punti molto su di loro? Vabbè, noi nuovi acquisti li abbiamo voluti per darci il loro apporto. Però è chiaro che quando uno arriva in una nuova realtà, erano anche giocatori, purtroppo, per varie vicissitudini che avevano giocato ultimamente poco, bisognava aspettarli, però... Devo dire che sono migliorati molto, adesso sono penso nelle migliori condizioni, per cui domani veramente ho l'imbarazzo della scelta, ho ancora qualche dubbio, però insomma fra domani e martedì cercherò come sempre di cambiare 5-6 giocatori, perché questo gruppo lo merita, perché veramente il loro valore si equivale e poi in base ogni partita devo pensare a chi far partire, a chi può entrare, però è una rosa profonda e questo mi lascia molto sereno. Ecco, per la prima volta c'è la cosa al completo, cioè perché era entrato anche Holzer, non era mai successo, no? Quest'anno, quindi ti chiedo cosa provi, insomma, che sensazione ti dà, e poi allo stesso tempo, subito dopo ti chiedo, solo sulla carta, chi è più forte secondo te tra Lecce e Brescia, detto che poi c'è un campo che dovrà dirlo? No, beh, non è la carta, mi piace, bisogna dimostrarlo sul campo, sappiamo quali sono i punti di forza del Lecce, insomma, hanno i due capocannonieri del campionato, per cui... Però questo ci deve dare anche la grande forza di chi siamo noi, perché magari non abbiamo il primo o secondo bomber del campionato, ma però siamo lì, siamo sempre stati a lottare con loro, per cui abbiamo, secondo me, grande forza. È chiaro che nel Lecce
ritroverò giocatori che ho allenato, che voglio molto bene, che sono grandi professionisti, insomma, da Calabresi, Tuia, sarà squalificato e Coda, sono ragazzi a cui sono molto legato e che mi hanno dato molto, per cui domani saremo avversari, però poi nel proseguo del campionato, insomma, è una squadra che seguo e comunque è una squadra che gioca bene, una squadra forte, e sarà bello come la partita d'andata, perché insomma io l'ho visto la partita d'andata, è stata una partita molto equilibrata, anche lì come con la Cremonese si deciderà sugli episodi, lì spero che la squadra abbia grande rabbia per andare a cercare, insomma, i tre punti. Come si ferma un giocatore come Coda che sta segnando tantissimo e consecutivamente? Si ferma con una marcatura particolare di reparto, di squadra? No, io insomma, Coda lo conosco bene, ma noi, come dicevo prima, noi abbiamo grande rispetto per il Lecce, non sappiamo della nostra forza, siamo il Brescia, dobbiamo andare a fare una grande partita, mi preoccupo poco degli altri, penso anzi. Io devo pensare a chi mettere in campo perché veramente c'è l'imbarazzo della scelta, stanno tutti bene, abbiamo recuperato tutta la rosa, venivamo insomma da 7 partite in 21 giorni e per fortuna alternando come abbiamo fatto siamo arrivati in questo rush finale ad averli tutti, al di là di Olza che fuori in quanto tempo giocherà con la primavera, ma poi avremo anche lui, per cui questo è molto importante perché con i 5 cambi, con il turno infrasinale averceli tutti e ci dà grande, grande forza, ma io sono sempre più convinto che questa squadra possa regalarci grandi gioie, grandi partite e con questo spirito bisogna andare a Lecce. E allora rigiro la domanda del collega, come si fa a fare il risultato a Lecce? facendo il Brescia, come abbiamo fatto in tante trasferte, come abbiamo fatto in tante grandi partite, cercando di sfruttare il particolare, perché in queste grandi sfide dove si affrontano squadre forti il particolare fa la differenza, ma io penso che la squadra sia pronta per fare una gara come abbiamo sempre fatto in trasferta, dove abbiamo fatto qualcosa di incredibile, dove vogliamo proseguire su quella strada. Grazie. Ok, prima cosa, come ho fatto la cena ieri, dovete mangiare molto bene, abbiamo mangiato leggero. Un giorno se la spieghi come fai ad arrivare a essere evidentemente un mio amico.